Si potrebbe dire che le manca solo il tetto rispetto alla sorella coupé presentata qualche tempo fa, ma la verità è che la Lamborghini Huracan Evo Spider emana un fascino decisamente di un altro livello. Perché senza il tetto, secondo me, le forme sono ancora più evidenti, e già che ci siamo, guardate il posteriore, secondo me è ancora più bello rispetto a quello della coupé. Beh, già che ci siamo, sapete cosa alberga qua sotto? Il V10 5200 è aspirato con 640 cavalli. Ci tenevo a dirlo perché lo so che la Ferrari ha presentato la F8 Tributo, ma questa qua, cari signori, è ancora aspirata e non turbo. Quindi dicevamo, V10 640 cavalli a 8000 giri e 600 Nm di coppia. Ci consentono di essere sparati da 0 a 100 in 3 secondi 1, 9,3 secondi lo 0 a 200 per una velocità massima di 325 km/h. Dalla Evo, quindi con il tetto, eredita anche l'asse posteriore sterzante per una guida ancora più affilata, ancora più diretta tra i cordoli e nelle curve a stretto raggio. E poi un'elettronica particolarmente sofisticata con il sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata, in grado di analizzare in tempo reale la guida e il comportamento del veicolo per adeguare la risposta delle sospensioni e attivare e gestire, come dire, la trazione sulle quattro ruote. Beh, un capolavoro sono questi cerchi, molto molto belli, il tipico stile Lamborghini, anche se io avrei preferito, come sapete, il bel dado centrale e non i 5, ma sono un'opera d'arte. Ci sono dei P0 Corsa super sportivi da 305 al posteriore. E poi che dirvi, ragazzi, di questo verde fa davvero paura. Tutto nuovo anche il sistema infotainment, decisamente più moderno rispetto alla precedente generazione di Huracan, quindi un bel touch posizionato lì proprio a portata di dita, e poi il volante con il manettino per settare le impostazioni e quindi le prestazioni della macchina su diversi settaggi. Si respira un'aria qua, ragazzi, che ve lo dico a fare. Vabbè, la levetta rossa di lì si accende, forse lo saprete, lo avrete visto in 100.000 video della Lamborghini, si alza e si schiaccia il bottone, il pulsante, un po' come sugli aerei da caccia. Bene, a questo punto il prezzo, Lamborghini fa sapere che costa 247.000 euro, non sono proprio bruscoletti, ma come vi dicevo, qui si ha ancora un motore, un V10 aspirato che suona da paura. E voi che cosa ne pensate? Vi piace di più rispetto alla F8 Tributo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, e continuate a seguirci qui a Salone di Ginevra 2019 per tutti i nostri live.